Cosa da vero! Grande Luca Crescenzo! Bellissimo, ma che fa, grazie a te. Ci troviamo nella sede del gruppo Gergent. Sì, il nostro gruppo che è nato nel 92, 25 anni fa, è stato naturalmente costituito da Claudio Crescenzo, mio padre, che tu conosci bene. Continuiamo quindi quello che lui ha creato, sperando di fare il meglio per la nostra città soprattutto e portare avanti le nostre tradizioni popolari. Dicevo che ci troviamo nella sede del gruppo Gergent. È una sede a livello comunale o è qualcosa, diciamo, di privato? No, è una sede privata, è una sede in cui noi siamo in affitto purtroppo, però è un modo per aggregare i nostri ragazzi e avere un luogo dove potersi ritrovare, oltre alle classiche prove, oltre a prepararci per... E che facite? Facciamo tante cose, facciamo serate, guardiamo la TV insieme, i mondiali, gli europei, e poi facciamo anche tornei di poker per il Natale. Poi molti vogliono festeggiare proprio il proprio compleanno qui, e quindi per noi è solo un piacere aprire le porte per tutti i ragazzi della sede e anche per i bambini che vengono al gruppo dei bambini. È vero, quindi possiamo lanciare, diciamo, questo messaggio ai tanti ragazzi affinché vogliono ritornare a fare gruppo folcloristico e ritornare a queste tradizioni popolari che ormai ad Agrigento piano piano purtroppo si vanno perdendo, perché ho detto agli altri presidenti e lo dico pure a Tia, avevamo 12 gruppi ad Agrigento se non di più e adesso ne troviamo proprio quasi ridotti all'osso. Quindi diciamo ai picciotti di ritornare nel gruppo, perché c'è solo del positivo da trovare: una famiglia, un gruppo unito, feste, carnevale, Natale e tanto altro. Me lo confermi? Sì, assolutissimamente, perché il gruppo è intanto un modo per restare insieme, e tutti i gruppi agrigentini, non soltanto nel nostro naturalmente, è un modo per fare stare bene i ragazzi, per non portarli a fare altre cose o a pensare ad altre cose. E comunque il folklore è vita dei popoli, e quindi ti fa crescere in una maniera particolare. Io devo dire che molto della mia apertura mentale a livello generale di vita viene proprio da questo, dall'aver conosciuto anche tantissime culture estere, sapere perché gli africani hanno tutti questi problemi, perché molti cibi loro li mangiano con le mani e non con le posate, cose strane che a noi sembrano strane, ma che per loro è la quotidianità. È vero. Mentre magari, faccio un esempio, a noi ci piace tanto purpo, ma se vai nei paesi scandinavi e gli dici che devi mangiare l'octopus, come lo chiamano loro, cioè ci prendono per pazzi. Per noi è una cosa normalissima mangiare il purpo, altri casali, con limoni. Per loro è una cosa stranissima, ci prendono per pazzi. Come a noi prendiamo per pazzi magari nei paesi asiatici, dove mangiano le cicale o mangiano i grilli e cose del genere. Quindi veramente il gruppo ti serve, oltre a stare proprio insieme a tante altre persone, quindi avere il rispetto delle cose, avere il rispetto anche delle dei valori e delle altre persone, e portare avanti soprattutto questa, la nostra tradizione popolare, anche avere il rispetto delle altre tradizioni popolari, delle altre culture, delle altre religioni. E questo penso che sia il più grande insegnamento della vita. È vero, ti fa onore, sono compiaciuto delle parole che mi sta dicendo, sul serio, li prendo come da fratello maggiore a fratello minore. Lu, poco fa tu mi nominasti la buonanima di Claudio, che ti ha lasciato l'eredità del gruppo Gergent, ma non solo, ha lasciato ad Agrigento, insieme a Giovanni Di Maida, una tradizione ormai quasi alla 18ª edizione, se non ricordo male, che è il Festival I Bambini del Mondo. Sì, il Festival Bambini del Mondo, che come hai detto tu poc'anzi, il prossimo anno fa 18 anni e diventa maggiorenne, e questo è un grande compito, è un grande veramente residuo che mi ha portato mio padre,
però io lo porto avanti con grande onore, sperando di fare sempre il meglio e cercando di farlo crescere sempre di più. La buona anima di mio padre mi ha insegnato tutto quello che ti ho detto poco fa e quello che io cerco ancora di trasmettere ai miei ragazzi, sia ai ragazzi che fanno parte adesso del gruppo, sia a quelli del gruppo dei più piccoli. E come dicevi tu poco fa, il nostro gruppo è soprattutto una famiglia in cui cerchiamo veramente di insegnare, di trasmettere i veri valori. Valori che ormai quasi sono perduti, mi devi consentire di dire questo, tra i giovani, a volte me l'accorgo pure io, sono il primo a sbagliare in alcune sfaccettature, magari a livello familiare o con l'amico, non c'è più il rispetto di una volta. Lo dico sempre, per me questa è una pecca. Speriamo e mi auguro che con i gruppi, con la guida di un presidente che è cresciuto con degli insegnamenti di valore, potresti tu trasmettere, come sono presidente io, potremmo trasmettere questi valori forse affinché non vogliano mai, per una giusta pure educazione, consentimelo di dire. Sì, sì, anche perché oggi lo vediamo su tutti, con tutti i social che ci sono problemi a scuola, vediamo i ragazzi che rispondono ai professori. Ai miei tempi sicuramente non si poteva fare. Come si diceva, tornava da casa e ci davano pure un pezzo. Oggi non è più così e questa cosa dispiace. Io cerco di inculcare ai miei ragazzi il rispetto intanto per naturalmente per il presidente e per le persone più grandi, ma anche e soprattutto il rispetto tra di loro, perché molte volte questo è quello che manca, il rispetto tra di loro. Spero di riuscirci, credo di sì, ma sicuramente dovrò fare ancora meglio. Con questo spero anche che le famiglie capiscano che i genitori soprattutto, che molte volte dire un no a un bambino, un ragazzo, un adolescente, devi conoscere il modo di farlo. Non solo si deve dire no, però devi sapere anche dire di no, perché quando dai troppo per vinto ai ragazzi, poi purtroppo hai delle... Si piglia una mano con tutto bene. No, stiamo vedendo qua i ragazzi che si stanno allenando, siamo alle prove naturalmente. Stanno facendo alcuni balli, sì. Sarà una tarantella, ecco, ricordavo bene, però una cosa, sti balli ad Agrigento che vediamo fare a tutti i gruppi folkloristici, non al tuo, diciamo la verità, non hanno tanto un legame con la tradizione vera agrigentina, dal costume quasi tipico siciliano che diciamo di indossare al proprio al ballo, per come dicevamo, tranne uno in eccellenza è legatissimo ad Agrigento, che è la controdanza. Smentisci questa cosa oppure mi dai conferma? No, assolutamente no, però purtroppo la difficoltà è questa, che ad Agrigento, come in tutta la Sicilia, non sono stati trascritti o non sono stati riportati delle danze vere e proprie, e quindi si è cercato di recuperare da alcuni passi, da alcune piccole girandole, alcune coreografie, dei balli che poi naturalmente anche con l'evolversi della danza e del folklore sono stati trasformati, e tutti i gruppi agrigentini un po' abbiamo attinto dai primi gruppi agrigentini che ci sono stati e poi abbiamo trasformato ognuno con il nostro con le nostre idee, anche il vestiario, le gonne. Sì, assolutamente sì, però parliamoci chiaro, molti gruppi utilizziamo, metto anche il mio, anche noi abbiamo diversi costumi, però utilizziamo dei costumi che sono per tutti uguali, ma io non penso che nell'Ottocento tutti abbiano vissuti uguali, no? No, cioè era completamente diverso, come nell'Ottocento non abballavano mascolo e femmina, soprattutto e per questo dico il ballo della controdanza, che ce la faccio, ricordami o ricordiamo a tutti gli amici che ci stanno guardando il ballo della controdanza, cos'è, cosa sta dicendo? Allora, in pratica la controdanza nasce dalle corti inglese del 1500, si chiamava infatti controdance, anche se il termine è francese, e in pratica poi è stato riportato naturalmente dall'invasione normanna qui in Sicilia, prima veniva ballato dai nobili e poi è stato riportato dal popolo, è simile a una quadriglia, è un ballo che comunque è comandato, non è vero che c'era un battitore che comandava proprio le figure, e naturalmente è stato poi riportato nel popolo e quindi noi tutti lo riportiamo.
ma anche la stessa Tarantella narra che in tutto il sud dell'Italia viene dalla famosa morso della tarantola, che era un modo per curare con un tamburello una giovane mietitrice che veniva appunto dalla tarantola, per questo Tarantella, e quindi presa dalle convulsioni iniziava quindi a danzare e tramite il tamburello e la danza veniva curata. Quindi diciamo è tutta una leggenda. Noi abbiamo nel nostro gruppo comunque delle danze particolari che sono il lupulu, che è un ballo fatto solo da uomini, un ballo di pecorai, che viene riportato da Alberto Favara, che era un noto storiografo siciliano, che racconta che nelle campagne di Racalmuto e tra Racalmuto e Favara i pecorai ballavano questa danza con questi bastoni mentre facevano le pecore. Quindi tu continui a farlo, porti avanti questa tradizione. Sì, assolutamente, è stato un ballo ideato da mio padre naturalmente su questa storia e anche l'hai musicato anche da mio padre. E poi il fazzoletto, che è un altro ballo dove ci sono è un corteggiamento in pratica di un giovane ad una ragazza all'uscita della chiesa, dove racconta appunto sempre una storia in cui le donne andavano con il copricalzo poi in chiesa. Questo giovane, per disturbare o per cercare di corteggiare appunto la ragazza, ruba il velo a questa ragazza, però la ragazza, per coprirsi, perché era una sorta di burka, sì, diciamo, all'epoca, ma anche di rispetto a livello di chiesa quando si entrava, Chiedeva subito il copricapo alle donne sposate, che potevano stare invece con il capo scoperto, e quindi da quello è nato un ballo fazzoletto, nato comunque su una polca, perché i balli anticamente erano, oltre alla tarantella che non si conosceva, venivano chiamati fasola, diavolicchio, chiovo, che bene o male conosciamo, però diciamo sono tutte delle ideazioni, non sono originari i balli che si facevano un tempo. L'unico, come ben dicevi, è la controdanza, perché è un vecchio ballo simile alla quadriglia, come dicevo poco fa, che riportava questa danza appuntantica. Luca, in pochissime battute, Saccio Catova girano con gruppo e Picciozzi li porti in giro per il mondo, per l'Europa, ma fin dai tempi della buonanima di tuo papà. Non lo so, qualche esperienza vissuta all'estero di Picciozzi, un aneddoto, qualcosa che ti viene in mente divertente, chi Saccio? Un aneddoto divertente, che in Messico una volta ne abbiamo scordato a Lillo Russo, quello che lo fiscalizzaro Lillo Cinegia nel 1999, quindi parlo proprio di tantissimi anni fa. In Messico eravamo ospitati nelle famiglie dopo un tour di 18 giorni appunto in Messico, e l'ultimo giorno dovevamo andare a fare una scampagnata, una festa per concludere questo festival, e il padrone di casa lo aveva dimenticato chiuso dentro a chiave, e in pratica dopo una giornata, dopo 12 ore, ci ha finalmente raggiunto alla festa, e noi si è pizzato festa, tutti i cosi, bellissimo. Quindi, ma qualche altra volta poi raccontiamo proprio tutti, ce ne volessero di interviste. Sì, Lulu, intanto ti ringrazio. Figura. E concludiamo noi la nostra intervista con la rubrica che si chiama L'antico non si è sbagliato mai, chiedendovi di dirci un proverbio siciliano. Un primo che ti viene in mente, non solo legato al folklore, qualcosa che magari tua papà una volta ti disse, non lo so, qualcosa di tuo che ti sente. Sì, allora un proverbio che mi fa ricordare mio padre: ascuta tutti i consigli, ma non discordare mai autore. Verissimo, grazie Luca. Grazie a te.